Dal 5 al 7 ottobre, nello scenario di Piazza Plebiscito, torna il consueto appuntamento con la Race for the Cure, 3 giorni di salute, sport e benessere per la lotta ai tumori del seno. Promossa dalla Susan Komen Italia, che dal 2000 opera contro questa patologia, la manifestazione prende il via venerdì 5 ottobre con l'apertura del Villaggio della Salute. Numerose le attività previste per coinvolgere adulti e bambini, oltre ad incontri con esperti e la possibilità di effettuare visite preventive gratuite. Il nostro messaggio, anche attraverso una pianificazione, una strategia, è quella alla fine di portare gente e parlare di prevenzione. C'è ancora moltissimo da fare. Noi siamo soddisfatti e contenti del messaggio che abbiamo portato in questi 2 anni, ma obiettivamente c'è ancora tantissimo da portare avanti. Ogni anno in Italia si registrano circa 45.000 nuovi casi di tumore al seno, un fenomeno diffuso soprattutto tra le donne oltre i 35 anni, ma spesso guaribile con cure semplici e poco invasive se si effettua una corretta prevenzione. Domenica mattina alle 10 partiranno la corsa e la passeggiata di 5,2 km sul lungomare di Napoli e si potrà partecipare con un contributo minimo di 10 euro alla raccolta fondi destinata a promuovere la diagnosi precoce. Se le donne stanno bene, tutta la società sta bene. E la famiglia migliora come condizioni di vita, quindi è assolutamente necessario che le donne pensino alla prevenzione. In occasione della 3ª edizione del Race for the Cure, a Palazzo San Giacomo è stato allestito un presidio mobile per le lavoratrici del comune che scelgono di effettuare uno screening mammografico. È solo il primo passo di un'iniziativa promossa dall'assessore Giuseppina Tomaselli e dall'associazione Susan Race, che sarà presto estesa a tutte le dipendenti.